Buonasera da Onda Libera, sono qui con grande onore con Laura Amadio, che è a Fossombrone per la presentazione del suo libro, guardatelo molto bene, il suo primo libro, e tra l'altro hai vinto questo premio. Che premio è, che io non mi ricordo, mi sono sempre la memoria... Il premio Ponte Gobbo Città di Bobbio è un concorso nazionale per narrativa. E ho vinto quest'estate il primo premio e mi hanno pubblicato il romanzo. Era la prima volta che partecipavo a un concorso, è stata un'esperienza molto bella, un'esperienza sorprendente, perché comunque per me è una cosa totalmente nuova. Ed è stata una grande soddisfazione, un grande riconoscimento per me, per la casa editrice che mi ha pubblicato il libro, che è la casa editrice Ponte Gobbo, e per quello che ho vissuto, che comunque nel suo piccolo o nel suo grande, che uno che dir si voglia, è stato molto molto importante. Io la conosco di conseguenza e sono realmente molto fiero di questa ragazza, veramente, anche perché quando la conobbi per la prima volta dissi sì, lei c'ha la stoffa, come ho detto prima, è come qualcuno quando senti suonare il bito dice però faranno strada, lei è uguale, anche perché comunque è sempre davvero molto molto giusta, molto umile, molto, con grande amore, veramente, ha una passione di scrivere. E come mai questo libro, il tuo primo libro questo? Sì, sicuramente come romanzo è il mio primo romanzo. Tratta di un gruppo di giovani che praticamente si relazionano tra loro. Il libro parla d'amore. D'amore nel senso più ampio del termine, nel senso che non parla solo di relazioni ed è un libro che abbraccia un grande percorso, un percorso sia mio, personale, che un percorso fantastico, che è ovviamente inventato, ed è un libro a cui ho dedicato molto di me, ho dato moltissimo di me, in parte può essere visto anche autobiografico, un libro autobiografico. E un libro a cui tengo molto perché per me è il riassunto di tanti anni. L'ho scritto in 20 giorni, però tutto quello che c'è dietro è un bagaglio che mi porto. E l'ho voluto mettere per iscritto. Voi non sapete, ma lei è molto timida e io molto emozionato. Dico semplicemente auguri di vero cuore a Laura, che tra l'altro partirà molto presto per la Francia. E come mai questa partenza per la Francia? Per provare sicuramente un'esperienza di vita. E secondo me verrà tradotto in tutte le lingue questo libro. Ragazzi, leggete questo libro perché è davvero favoloso.